Probabilmente è un tema che non è prettamente del laboratorio, ma è quello che facciamo noi ormai in questi anni, da quando siamo partiti dalla presentazione, prima parlando dello scalo, delle bonifiche culturali, della San Putensili, poi arrivando fino ai prati di Caprara. Noi pensiamo che la rigenerazione urbana, per essere veramente democratica e diffusa sul territorio nazionale, debba avere bisogno di figure specializzate nel portare avanti il dialogo tra la fabbrica e la città, la fabbrica nel senso del comune, di chi fabbrica le idee e di chi invece poi le realizza. C'è un grosso problema di dialogo, nel senso che il linguaggio usato dalle pubbliche amministrazioni, è successo anche con la storia dei prati di Caprara, e il linguaggio dei cittadini molte volte non combinano. Poi succede anche il paradosso che molte volte ci si confronta in modo negativo solo perché le cose non sono state spiegate bene. Quindi magari troviamo anche dei dibattiti, dei conflitti che poi alla fine vertono sulla stessa opinione, cioè si vuole andare nella stessa direzione, però con linguaggi diversi e questo crea confusione. Molti cittadini non si avvicinano alla pubblica amministrazione perché magari non vogliono, molti perché non ne hanno più riconoscenza e molti perché non l'hanno mai fatto. Quindi quando si cerca di coinvolgere i cittadini nella partecipazione, nella coprogettazione, si arriva ad un pubblico che molte volte è piccolo, non rappresenta la democrazia della città, della comunità. E questa cosa è chiaramente un punto interrogativo. Bisogna capire come invece i cittadini possono essere coinvolti in tutto e per tutto nella progettazione della nuova città che verrà, insomma, di quello che dobbiamo fare in prospettiva di una visione di ecologia e di salvaguardia ambientale. Noi pensiamo che la figura dell'attivatore territoriale, che abbiamo già portato alla Regione Emilia-Romagna 3 anni fa, 2 anni fa, 2 anni e mezzo più o meno, sia dominante nel dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini, perché appunto possa andare a fare un po' questo confronto in una posizione di problem solving, cioè andare a cercare di risolvere quei problemi che nascono dal conflitto dialogante, cioè il dialogo che manca. Noi ci siamo basati per fare questa proposta al sistema regionale delle qualifiche, quindi l'SQR, che è un metodo di richiesta di valorizzazione di una forma professionale attraverso un sistema della Regione Emilia-Romagna. Quindi sulla base di questo noi siamo partiti a fare questa proposta alla Regione. Per forma, architettura urbanistica e ingegneri architetti sono già nella rete dei richiedenti, perché quello che chiede la Regione Emilia-Romagna è sapere che c'è una domanda di questa figura per poi creare un'offerta. La domanda arriva appunto da noi, ma anche dai professionisti. Oltre a questi c'è l'Ordine degli Architetti di Bologna e c'è anche Erasmus+, un progetto europeo per le università di tutta Europa che dal 2022 metterà all'interno di 4 università europee questa figura come corso di formazione. Noi un po' questa formazione l'abbiamo già fatta in questi 3 anni anche per Demetra. Demetra è un ente formativo della Regione Emilia-Romagna e anche con loro abbiamo già lavorato come Conasso Ingegneri Architetti, soprattutto rivolto ai professionisti. È una figura che va non a sostituire l'architetto assolutamente, noi riteniamo che i cittadini abbiano bisogno dei professionisti, ma è una figura che si mette in mezzo a questi due soggetti per farli dialogare meglio e per salvaguardare l'interesse dei cittadini, dove invece di solito il professionista al servizio cerca di accontentare il mandante dell'operazione. Noi abbiamo lavorato molto anche, in questo momento stiamo lavorando con delle società di impresa che fanno rigenerazione urbana e su certi punti ci scontriamo anche, proprio in questo punto, perché il professionista porta a casa il risultato più idoneo al mandante dell'operazione, mentre l'attivatore territoriale dovrebbe cercare di portare a casa il risultato migliore per i cittadini, quindi avere un risultato di bene comune nella trasformazione urbanistica. Quindi quando un oggetto viene costruito o ricostruito,
dovrebbe essere ricostruito in un modo migliore, no? Perché possa divulgare la sua azione benefica anche alla cittadinanza che ci vive di fianco, quindi acquistare valore anche all'inquilino vicino, cosa che è il contrario dell'abbandono. Noi abbiamo identificato queste come ragioni della base della proposta, che è quello che ci chiede la Regione, quali sono le ragioni, ed è quindi è questo che adesso non so se riuscite a leggere. Quello che dicevamo è che la città è il luogo dove più che mai si concentrano diseguaglianza, continuità, innovazione, sperimentazione, relazionalità, conflitti, assemblaggi nei processi di rigenerazione urbana. E questi non possono essere riportati solo in sintesi dal progetto urbanistico edilizio, ma occorrono delle operazioni a monte che facciano accompagnamento alla trasformazione fisica dei luoghi. Per fare questo è necessario il coinvolgimento della cittadinanza. Per evitare che la cittadinanza si distacchi dalla trasformazione urbana o si creino sempre dei comitati contro qualsiasi trasformazione, perché il conflitto è genetico nella trasformazione urbana. Ogni volta che qualcuno tocca qualcosa, il conflitto è lì che aspetta, genetico. Qualcuno si mette di traverso, magari proprio perché non sa come sono le cose, oppure magari, come nel caso dei prati di Caprara, perché sa come sono le cose. Quindi occorre questo dialogo tra i due soggetti diversi. E quindi ad affiancare tradizionali figure professionali impegnate nelle trasformazioni urbane occorre far intervenire soggetti in grado di essere elementi di riferimento interni al proprio territorio. Abbiamo anche questo tema. Molte volte chi viene a costruire nelle città non è un soggetto della città. Ma abbiamo tantissime proprietà che arrivano, noi abbiamo lavorato con proprietà milanesi, proprietà di Palermo, con proprietà di banche tedesche e che magari non hanno l'attenzione al territorio come invece richiedono i cittadini. E questo è il caso. Quindi c'è capire come mettere in relazione la città con il resto della la città che ci viene a costruire con il resto della città costruita è una cosa che spetta prettamente al cittadino. Quando andiamo a fare il valore, a cercare di capire qual è il valore delle nuove trasformazioni urbane, di quello che viene ricostruito, noi abbiamo questo metodo in cui può essere la pubblica amministrazione, può essere il privato, che incaricano per un progetto, allo stesso tempo sono gli stessi a valutare il valore di quel progetto. Riteniamo che per valutare il valore sociale, il valore ambientale di un progetto che viene poi costruito nel nostro territorio, debbano essere i cittadini presi in causa. Quindi anche quando facciamo i percorsi di partecipazione, molte volte quelli dettati dalla pubblica amministrazione, è la pubblica amministrazione che li detta, prende sui risultati del percorso partecipato e valuta i risultati del percorso partecipato. Questo per noi è un conflitto di interessi. Nel senso che sì, facciamo il percorso partecipato, sì, raccogliamo le idee, poi la comunità stessa deve capire quali sono le idee che hanno più valore per lo stesso territorio. Quindi servono attivatori, propulsori di azioni rigenerative, volte a recuperare il valore sociale dei luoghi e le potenzialità della comunità. È quello che stiamo dicendo ora. Quindi nel progetto urbanistico, nella trasformazione urbanistica, capire qual è quello che i cittadini invece sentono mancante, perché un qualsiasi costruttore privato può lavorare in un modo identitario a se stesso, finale al suo progetto, ma pure può lavorare anche in un modo, non dico collaborativo perché non lo fanno, ma comunque in un modo di ascolto, in un modo di dialogo per sapere cosa nei loro progetti potrebbero inserire per dare un senso di appartenenza ai cittadini o regalare un valore di bene comune anche ai cittadini. Ad esempio, se un palazzo che costruisce non pensa al verde, non vengono più supportati gli standard che una volta c'erano e adesso non sono più rispettati, perché gli standard dei metri quadrati di verde pro capite non sono più quelli che dovevano essere. Ecco che qua c'è un problema. Se invece quando un costruttore riesce a costruire un edificio, però lasciando degli spazi di libera circolazione, quindi creare anche dei luoghi pubblici, degli spazi pubblici, ecco che più facilmente viene accettato dalla cittadinanza e quindi il conflitto si abbassa. Lo stesso può essere anche perché mentre si costruisce si offre un servizio.
servizio che può essere sociale, un servizio che può essere anche la mobilità dolce, ad esempio. La seconda pagina della ragione della base della proposta è che i cittadini, come dicevamo, non sono solo portatori di bisogni, ma anche di conoscenza. Nei prati di Caprara avete visto che quando si è costruita la rete di cittadini sono arrivati gli agronomi, sono arrivati gli urbanisti, sono arrivati i pianificatori, sono arrivati gli avvocati, sono arrivati i giuristi, tutte persone che non sono venute da degli studi, ma che sono venuti da un percorso di partecipazione e hanno dato il loro contributo a questo lavoro. Quindi è stato un lavoro che alla fine è diventato un lavoro scientifico. Quindi anche i cittadini valorizzati anche in questa loro veste esterna dal loro ufficio professionale. L'attivatore territoriale è una figura appunto che partendo dal volere sapere del cittadino, quindi anche dal sapere del cittadino, raccoglie le istanze per instaurare un dialogo tra i soggetti coinvolti, per sviluppare progetti atti a garantire l'adeguatezza dello spazio pubblico, inteso come dimensione fisico, architettonica e sociale e di welfare. Quindi quando pensiamo alla trasformazione urbanistica, allo sviluppo urbano delle nostre città, non dobbiamo pensare solo a uno sviluppo architettonico che va a lavorare con il cemento, ma a uno sviluppo che porti e vada a sopperire a quei servizi mancanti della città. L'attivatore territoriale pensiamo, e stiamo lavorando in questo senso, che debba servire prima per creare interesse e partecipazione, durante, quindi anche durante il percorso di coprogettazione e di realizzazione del progetto, ma anche seguire dopo, quindi post l'andamento del progetto. Tutto questo lo dovrebbe fare per conto del mandante, che può essere o il cittadino o la pubblica amministrazione. Quindi cercare di essere anche un garante di quello che si è andato a scrivere, che possa poi anche essere corrispondente a quello che si va a realizzare. Cosa fa in pratica l'attivatore territoriale? Ripeto, questa è una figura che è molto appetibile per nuovi architetti, soprattutto i giovani architetti che fanno fatica a trovare lavoro nell'architettura, ma che cercano formule diverse per lavorare in città. E noi abbiamo parecchi tirocinanti, stagisti e persone che vengono a cercare di capire come può essere questa una nuova professione, come può essere questa una nuova figura che dia non solo lavoro, ma sostenibilità ambientale e sociale alla trasformazione urbana. Quindi mobilita soggetti, attiva degli spazi, facendo da interprete al coinvolgimento attivo e dal basso e promuovendo il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini, la partecipazione di cui abbiamo parlato prima, quella che va da prima a dopo la realizzazione dei progetti, nell'elaborazione delle politiche in materia di rigenerazione urbana. Struttura azioni di supporto alla gestione delle trasformazioni e lavora tutte le fasi del progetto di rigenerazione su base dei principi della partecipazione civica e della salvaguardia ambientale per un approccio alla società costruttivo, ecologico, comunitario ed etico. Questa figura per la prima volta l'abbiamo sperimentata proprio con i prati di Caprara. Per la seconda volta l'abbiamo sperimentata nel progetto Crateri di cui vi ho parlato prima, poi l'abbiamo sperimentata a Ferrara e abbiamo iniziato a fare formazione per la Regione Emilia-Romagna e, come dicevo, per Demetra, 2 anni fa. È già 2 anni che facciamo questo tipo di attività. Quindi la competenza dell'attivatore territoriale non è prettamente, non viene direttamente dall'architettura o solamente dall'architettura, ma riteniamo che l'attivatore sociale debba avere un approccio sociale, quindi che venga anche dall'antropologia, che possa venire anche da altri indirizzi di studio e non per forza da persone laureate, ma potrebbe anche essere aperto, anzi, noi preferiremmo che fosse aperto anche a diplomati, in modo che fosse una figura veramente accessibile. Copre campi di natura diversa in quanto deve far esprimere i cittadini i loro fabbisogni, supportare gli amministratori locali a pianificare i miglioramenti da portare ai territori, far convergere imprese e tecnologie avanzate sulle tematiche per migliorare la vivibilità dei territori e trovare soluzioni più adeguate. Quindi un intreccio tecnico, sociale ed economico capace di costruire nuove possibilità. Quindi non solo una persona che parla di azioni anche solo sociali o culturali, ma che è aperta alla nuova tecnologia che può supportare le operazioni di rigenerazione urbana.
Adesso al momento chi copre un po' questa figura, non nello specifico, ma comunque sono i consulenti di un progetto che vengono presi molte volte da diversi territori e non sono molte volte del territorio stesso specifico, quindi non conoscono effettivamente il territorio in cui stanno lavorando e i bisogni sociali del territorio, comitati di scopo che possono essere formati, come è stato fatto appunto col comitato Rigenerazione No Speculazione, i facilitatori, che è una figura ormai della Regione Emilia-Romagna da 4-5 anni, e la nuova professione degli architetti sociali, che in realtà non è nuova, è solo un nuovo modo di dire, ma l'architetto in realtà già dai tempi doveva essere un architetto sociale, nel senso che l'architetto studia le figure, come dicevamo nel primo punto del laboratorio, che si possono muovere attraverso le forme in un modo dolce e in un modo anche più come si dice, senza troppi spigoli da attraversare o quando si porta il bimbo a scuola o quando si va al lavoro o quando si va semplicemente a fare anche shopping. Per noi queste non sono sufficienti, serve un attivatore territoriale. Quindi qui abbiamo pensato da dove possa arrivare l'attivatore territoriale, soprattutto abbiamo pensato alla sociologia e alla etnologia urbana, perché il sociologo è sicuramente il soggetto che meglio conosce il modo di comportarsi e di muoversi del cittadino, no? Della persona singola, poi dalla psicologia, perché chiaramente è importante sapere cosa i cittadini si aspettano e cosa pensano, e questo favorisce il dialogo con la cittadinanza, e dall'architettura e dall'urbanistica, che chiaramente sono soggetto primario della trasformazione urbana. Però è in grado di supportare e coinvolgere altri soggetti. Quindi gli organi dello Stato, le pubbliche amministrazioni, gli enti no profit, i comitati cittadini, le aziende, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i sindacati e i comitati. Quindi nel suo lavorare il dialogo non si ferma alla cittadinanza, ma deve avere la capacità di mettere in rete questi soggetti che operano sulla trasformazione urbana per poter migliorare il risultato del prodotto. Nasce come consulente esterno alle organizzazioni che supporta, perché deve essere abbastanza indipendente per essere poi anche non sottoposti a degli indirizzi già politici, per mantenere il distacco dalla rappresentazione dei fenomeni, ma può anche far parte di un organico in ufficio. Ci sono degli uffici dei comuni e delle regioni che chiedono questa figura proprio perché loro hanno progetti di rigenerazione urbana, ma non hanno le risorse umane da dedicarci. Questa riflessione è nata proprio parlando con la Regione Emilia-Romagna, che 2 anni fa ha stanziato 41 milioni di euro per operazioni di rigenerazione urbana. Quando siamo andati a tirare le somme al tavolo dell'osservatorio dove siamo consulenti, abbiamo fatto delle domande specifiche al direttore delle politiche abitative e abbiamo chiesto come è poi finita l'avventura. E l'avventura non è finita bene, nel senso che i comuni hanno presentato progetti e hanno preso i fondi subito. Molti di loro hanno iniziato i progetti, per il 30% non sono arrivati alla fine, neanche i progetti di ristrutturazione degli edifici, vuoi per il fallimento dell'azienda, vuoi perché sono mancati fondi, perché non si sono trovati i fondi per finire i lavori. Altri progetti sono stati definiti gli uffici, ristrutturati gli edifici, ma non c'è stato poi il supporto operativo da mettere all'interno, quindi non ci sono state aziende che sono state appetite dagli edifici, sono rimasti vuoti, e non c'è stata cittadinanza che è stata coinvolta nell'uso di questi edifici. Quindi alla fine della somma di quei 41 milioni possiamo dire che almeno la metà sono stati buttati nel rusco. In quel momento è nata questa idea di dire: come possiamo evitare un po' questo problema? Come possiamo fare in modo che queste operazioni non finiscano nel bidone dell'immondizia, che questi soldi siano buttati nel modo migliore nella nostra città per un miglioramento della vivibilità? E appunto è nato il fatto che mancano le figure che hanno questo dialogo con le aziende e i cittadini per poter portare avanti questi progetti. Mancano le figure che accompagnano i progetti alla realizzazione del progetto stesso, ossia anche adesso a Cesena stiamo lavorando con dei gruppi di cittadini per la riattivazione di due spazi abbandonati,
Il problema che sorge è quello di metterli in rete, è quello di creare un progetto ecosostenibile, ma il problema più grosso sarà quello di rendere questi cittadini responsabili del progetto, ossia che siano loro stessi la sostenibilità del progetto. Perché non l'hanno mai fatto, non perché sono degli stupidi e degli incapaci, ma perché non hanno mai fatto questa attività. Quindi è per quello che all'inizio dicevamo che occorre una formazione alla pubblica amministrazione sulla rigenerazione urbana, ma occorre una formazione anche a quei cittadini che tutte le volte alzano la mano, si mettono contro alla trasformazione urbana per qualche motivo, ma poi non ne hanno la coscienza. Quindi noi pensiamo che questa figura non serva solo nella fase di progettazione delle idee, nella fase di pianificazione urbana, ma nell'accompagnamento, nella realizzazione dei progetti stessi. Quindi questa persona si occupa anche di formazione, collabora come docente con enti di formazione e pubbliche amministrazioni, perché appunto c'è bisogno di non solo attivare gli spazi, ma rendere professionali anche le persone che poi farebbero questo lavoro. La figura dell'attivatore in che misura è presente e visibile nel lavoro urbano, non è ancora presente nel mondo del lavoro. Appunto, la Regione Emilia-Romagna, a seguito della legge 24/2017 di cui abbiamo parlato oggi, per la rigenerazione urbana e la salvaguardia del consumo di suolo, che anche questo è un po' dubbio, si è mossa tramite l'Osservatorio degli Usi Temporanei per studiare e sperimentare questa figura. Ed è nato appositamente questo osservatorio per gli usi temporanei e per la figura dell'attivatore territoriale. Se volete informazioni maggiori, io qua non l'ho messo, ma basta che andate sul sito della Regione Emilia-Romagna e digitate attivatori territoriali e trovate il percorso che è stato fatto con la Regione e anche una mini lista per il momento di quelli che sono soggetti e associazioni che hanno già svolto queste pratiche in questi anni. Quindi, se da una parte emerge una problematica lentezza nella trasformazione delle forme dei servizi della città, dall'altra si riscontra una veloce trasformazione sociale che richiede un costante riadattamento dei servizi richiesti dalla cittadinanza. Quindi questa persona a sua volta deve essere formata ai tempi veloci che ha la trasformazione sociale della città. Abbiamo detto che è molto più lenta di quella urbana, di quella delle forme, ma se vogliamo rendere le forme poi veloci quanto la trasformazione sociale, dobbiamo comprendere e capire qual è questa trasformazione sociale che si rinnova, direi, giorno per giorno. La ricerca dei bisogni della cittadinanza risulta essere strumento per la gestione del conflitto sociale e fisiologico nelle trasformazioni, l'abbiamo già detto più volte oggi, quindi il conflitto nasce da una mancanza di dialogo, il conflitto nasce anche molte volte da incompetenza, perché poi a volte la parola si dà a delle persone che non hanno la competenza di quello cui dicono, e però questo cosa porta? Porta a un rallentamento dello sviluppo della nostra città. Ogni volta che un comitato si mette di traverso, ogni volta che qualcuno boccia un progetto, bocciamo la rigenerazione urbana. Questa cosa non dico che debba essere fatta senza metterci voce in capitolo, anzi, però dovrebbe essere fatto tutto a monte, in modo da, una volta che il progetto parte, il progetto arriva alla fine. Molte volte i progetti partono e si fermano a metà, anche proprio perché nasce un conflitto sul territorio. Qua abbiamo un esempio anche della Gaia, che verrà cementificata sfortunatamente, e il lavoro che verrà fatto a San Pietro in Casale della ristrutturazione della strada dove si abbatteranno gli alberi. E anche qua sono nati dei comitati ed è nato un conflitto sociale parecchio forte. La figura dell'attivatore territoriale diventa strategica nel processo rigenerativo, portatrice di democrazia, diffusore delle pratiche di riuso e uso temporaneo, carburante aggiunto dell'intero processo. Appunto, vogliamo rendere la rigenerazione democratica. Democratica nel senso in tutto il territorio, vogliamo fare in modo che queste pratiche non siano pratiche dell'amico, dell'assessore o dell'associazione che deve avere un favore dalla pubblica amministrazione, ma che tutti i cittadini possano partecipare alla rigenerazione urbana? Allora abbiamo bisogno di questa figura che possa mettere sul binario giusto i cittadini che vogliono intraprendere questa pratica. Quali sono le competenze? Intanto conoscere le dinamiche economiche e sociali che sono alla base della trasformazione territoriale. Non possiamo fare progetti senza saperne, almeno, quantomeno in modo allargato, i conti, le
le spese, i ricavi di quello che si potrà andare a fare, perché questo è un tema che tocca molto il mandante e o la pubblica amministrazione. Progetta e sviluppa progetti complessi, complessi nel senso che non sono di singoli cittadini, ma di reti di cittadini, e su spazi che non sono singoli spazi, ma potrebbero essere spazi grandi e mix funzionali. Abbiamo una grande dismissione delle grandi aziende, dei grandi edifici, perché molto del nostro lavoro è diventato da essere su delle macchine, dei torni, delle rettifiche che occupavano tot metri quadri nelle stanze delle aziende, e adesso sono dentro a un 25x30 e quindi gli spazi sono rimasti vuoti. E cosa ce ne facciamo? Li lasciamo lì a fare degrado. Quindi ci vogliono dei processi complessi, collaborazione, scambio di conoscenze con la comunità. L'abbiamo già visto oggi come è successo in tutti i progetti che abbiamo evidenziato, la comunità è portatrice di professionalità. Promuovere il recupero dello spazio pubblico, lo spazio pubblico è quello spazio che possiamo utilizzare tutti, non c'entra privato o del pubblico, ma spazio pubblico in quanto fruibile pubblicamente, come spazio di coesione sociale nel quale la comunità possa riconoscersi. A me piace citare molto quello che adesso non c'è più, che sono le panchine nelle piazze. Noi tutti abbiamo la piazza nel paese, noi tutti abbiamo la chiesa nel paese, ma non abbiamo più le panchine, che erano le prime cose che venivano messe quando le piazze sono nate per fare coesione sociale e comunità. Ora le piazze sono solo per i turisti o per i piccioni e non ci possiamo più sedere e fare comunità. Anche nei paesi piccoli succede questo. Conoscere le normative sulla partecipazione e sull'economia solidale. La partecipazione ha un suo standard definito dalla Regione Emilia-Romagna, ogni regione ha il suo, con dei format da seguire nei percorsi partecipativi, e l'economia solidale serve perché quello che viene fuori da un progetto di comunità, un progetto sociale, deve comunque portare un valore all'economia solidale di tutta la città. E quando parliamo di solidale parliamo soprattutto di persone che non potrebbero arrivare a servizi altri. C'è chi non può permettersi il teatro comunale di Bologna, ma potrebbe permettersi un teatro in un invece centro sociale anziani, e quindi questa si chiama anche economia solidale. Conosce le normative sulla conosce gli attori territoriali, soggetti del terzo settore che possono svolgere un ruolo strategico nei processi rigenerativi. Il terzo settore ha fatto una nuova legge, la legge del terzo settore, nel quale possono essere indicati comunità, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, e attraverso questa rete riesce a elargire dei fondi a questi soggetti per poter attivare dei processi di rigenerazione urbana o di partecipazione. Conosce i consigli municipali o comunali aperti, che ci sono ancora, non in tutte le città, purtroppo non ci sono più dappertutto, ma comunque ancora i consigli aperti. O se non sono aperti bisogna chiedere un'udienza come abbiamo fatto a Bologna, e però bisogna che chi fa questo lavoro riesca a capire come coinvolgere questi consigli, perché queste progettazioni devono arrivare alla pubblica amministrazione, e sa interpretare virtuosamente i rapporti con le sedi e i soggetti istituzionali, quindi riesce a comunicare direttamente, non direttamente col sindaco, ma negli uffici delle pubbliche amministrazioni. Ogni ufficio ha il suo relatore, ogni relatore può diventare un dialogante con il progetto in cui ci andiamo a identificare in quel momento. Conoscere le principali tecniche per avviare e gestire processi partecipativi inclusivi. Inclusivi vuol dire che poi si prospettano in una coprogettazione, quindi non finiscono al percorso partecipato, ma diventano un percorso di coprogettazione dove i cittadini non devono solo dire cosa vorrebbero, ma anche cominciare a fare qualcosa per arrivare all'obiettivo. Sia in fase propositiva che decisionale con informazione, la consultazione, il coinvolgimento attivo è dal basso, dando la possibilità al cittadino di essere soggetto attivo nelle trasformazioni urbane e territoriali. Sa creare e gestire rapporti umani e relazionali e relazioni professionali. Attivare relazioni sui territori, costruire collegamenti, ampliare le conoscenze. E questo è quello che stiamo cercando di fare anche in questo laboratorio, no? Nella parte dei workshop, questo sarà il nostro ruolo, quindi creare e gestire rapporti che nascono nei soggetti che sono qua al laboratorio,
e costruire, cercare di costruire dei collegamenti che possono poi andare in funzione della realizzazione del progetto che porteremo o dei due progetti che salteranno fuori da portare alla Regione Emilia-Romagna perché poi possa avere qualcosa da valutare il prossimo anno con il bando e magari riuscire a realizzare il progetto. Sa avviare per disporre gruppi di lavoro interdisciplinari, è quello che siete voi, siete quali conoscenze e capacità sono richieste per svolgere le attività? Quindi la cultura multidisciplinare nell'ambito tecnico, politico e strategico della città, una predisposizione al confronto, quindi non solo riuscire ad accontentare i cittadini, ma anche confrontarsi con essi, che è diverso, la partecipazione non si limita a dire io ci sono, ma la partecipazione è io voglio fare, alla mediazione e all'ascolto, e sa gestire il conflitto, in particolare tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo è quello che ci ha stimolato a portare avanti questa figura, perché nei percorsi partecipati degli ultimi anni c'è questa esigenza, riuscire a trovare un linguaggio che possa veramente rendere questi soggetti dialoganti e non opposti. Ha delle qualità comunicative, relazionali e motivazionali, ha a cuore l'interesse della collettività e della democrazia. Per questo noi pensiamo che l'attivatore territoriale sia un soggetto del territorio. Quindi, se lavoriamo con con un progetto a Bologna, nel quartiere San Donato, noi pensiamo che l'attivatore territoriale debba essere qualcuno che viva quel territorio in prima persona, perché sarà sicuramente il primo portatore di interesse. È sensibile ai temi dell'ecologia e del riuso, questo perché la nazione intera sta andando verso questo senso, verso la sostenibilità ambientale, verso la salvaguardia ambientale. Quindi, sono tra l'altro i due temi principali che ci devono essere in prospettiva di una rigenerazione della città. Il riuso, l'abbiamo detto, sono milioni di metri cubi, eppure qualcuno ancora costruisce del cemento anziché riutilizzare quello vecchio. Riutilizzare quello vecchio è più difficile, è più costoso. Quindi qua deve intervenire la Regione Emilia-Romagna, devono intervenire i comuni, rendere difficoltose le operazioni di nuove costruzioni, con tasse molto più forti, usare la leva dell'economia fiscale e invece avvantaggiare chi invece recupera spazi abbandonati o cemento già fatto lì parcheggiato. E questa è un'operazione che chiaramente deve arrivare dall'alto. Noi proponiamo soluzioni drastiche, la moltiplicazione dell'IMU a chi lascia gli spazi abbandonati per più di 3 anni e l'eliminazione dell'IMU invece a chi concede gli spazi. Ma nello stesso tempo noi ci immaginiamo l'esproprio coatto, cattivo, a gratis di chi lascia gli spazi abbandonati a far niente. E qua ci picchieranno i giuristi. Però penso che la città debba essere dei cittadini, il comune è la città, il comune sono i cittadini e il rispetto della città deve essere la prima cosa. Elementi caratterizzanti, valuta prima, durante e dopo l'aspetto sociale, mediante un'analisi della presenza all'interno del progetto di trasformazione urbana e territoriale, collabora con i vari funzionari della pubblica amministrazione, quindi in un discorso di collaborazione, non di opposizione, e con esperti che hanno competenze legate alla sociologia e alla psicologia. Quindi se anche non arriva da questi due ambiti, queste due figure sono importanti per la formazione di un attuatore territoriale. Svolge un'attività di ricerca, analizzando casi virtuosi di progettazione urbana e territoriale che abbiano già avuto esito favorevole dal punto di vista urbanistico, ambientale e sociale, quindi è una figura che fa ricerca, fa studio e ricerca, la fa su quello che è già stato fatto e su quello che anche si dovrebbe fare. Noi continuiamo a fare ricerca sempre, anche ricerca di nuovi strumenti, non solo ricerca di nuove azioni. All'interno dei comitati di concertazione, quindi dei comitati, fa da cerniera tra la cittadinanza, la pubblica amministrazione e i tecnici, perché ripetiamo, i tecnici sono coloro che hanno il potere di dialogare e di mettersi di traverso con la pubblica amministrazione nella progettazione della città. Rappresenta le istanze della cittadinanza, diventa protagonista nella costruzione dei piani e progetti, rielaborandoli in una forma tecnica appropriata. Quindi, molte volte abbiamo dei cittadini che si propongono con delle azioni di rigenerazione, di riuso, di riappropriazione di spazi, ma non hanno poi la capacità di dare a queste richieste una forma tecnica
è una forma appropriata per essere poi letti bene dal mandante e quindi magari anche essere approvati. Quindi con un po' di caos bisogna trovare il modo di rendere tutto più lineare e appetibile a chi poi dopo ci deve valutare il progetto. Gestisce le assemblee pubbliche, quindi non solo si porta nelle assemblee pubbliche per conoscere il territorio, ma riesce a gestirle, quindi da queste assemblee pubbliche far emergere la voce dei cittadini e si muove nel suo territorio per sondare opinioni in merito a determinate problematiche connesse col territorio. Questo è quello che abbiamo fatto in tutti i nostri progetti, quello che fanno anche altri soggetti adesso a livello nazionale, l'attivatore territoriale è nato a Bologna, ma l'attivatore territoriale è già andato a fare formazione da Trento a Reggio Calabria, passando da Roma, Bari, Napoli, insomma, siamo stati praticamente in quasi tutte le università, compreso quello dello UAB di Venezia, anche quello di Ferrara, a fare questo tipo di formazione. Quindi è un progettatore perché progetta interventi di riciclo, riuso di spazi abbandonati al fine di innescare processi rigenerativi. Quindi dopo le persone che arriveranno negli spazi, le attività, le imprese che arriveranno negli spazi dovranno essere a loro volta capaci di creare rigeneratività. Quindi non solo essere loro stessi portatori di nuove innovazioni, ma riuscire a portare innovazioni multipla anche a chi verrà dopo o a distribuirne in giro. Incentiva il senso di appartenenza rispetto al bene comune. Abbiamo detto che la partecipazione porta alla coprogettazione, la coprogettazione coinvolge il cittadino si sente appartenente alla città e il cittadino a suo modo rispetterà la città in cui vive, in cui si sente proprietario, di cui si sente appartenente. È più facile che qualcuno che si sente a casa non butti la cicca per terra, qualcuno che si sente fuori casa molte volte può arrivare in uno spazio e magari in quel momento può anche buttare la cicca per terra perché tanto non è casa sua. Non solo il senso di appartenenza, ma favorendo forme di autogestione e metamorfosi da parte dei cittadini, il senso di appartenenza crea attivismo in se stesso. Quindi, se le persone poi si attivano per fare qualcosa, a quel punto diventa questo una forma di bene comune, perché i cittadini si attivano per la mobilità della rigenerazione urbana. Questo è quello che noi abbiamo studiato da proporre, che abbiamo proposto alla Regione Emilia-Romagna. Al momento siamo che l'appuntamento del 9 novembre del prossimo mese dovrebbe portare a capire qual è il tipo di formazione che la Regione Emilia-Romagna vuole dare a questa figura. Questa è la base della nostra proposta che loro hanno già e hanno pubblicato. Con Demetra Formazione si è pensato a partire con i corsi a partire da marzo del prossimo anno. Mentre appunto vi dicevo, quattro università europee, Catalogna, Olanda, Italia e Lituania, promuoveranno questa figura nei loro corsi formativi in università. Noi saremo molto grati al fatto che sia la Regione Emilia-Romagna la prima a identificare questa figura e farla diventare una professione, proprio in base al fatto che la Regione Emilia-Romagna è stata la prima a fare una legge urbanistica sulla rigenerazione urbana e sulla lotta al consumo di suolo. Sulla lotta al consumo di suolo ci sarebbe una grande parentesi da aprire perché purtroppo le deroghe e i condoni fanno sì che tutti continuino a costruire, soprattutto nei comuni più piccoli. E quindi la base alla fine di tutto quello che è lo recuperiamo qua, no? L'attivatore territoriale organizza, coordina e monitora, quindi controlla quello che viene fatto, partendo da un'analisi del territorio, ancor prima dei soggetti. È bene ricostruire o costruire mantenendo una memoria della città, la storia di quello, soprattutto quando ricostruiamo. Mantenere una parte di storia della città è molto importante per poi sapere costruire meglio il futuro della città. Quindi l'analisi del territorio attraverso una ricerca e una mappatura, che appunto portano a questa memoria storica, una mappatura fotografica, poi ascolta e dialoga, quindi dopo aver fatto una ricerca del territorio, comincia la sua parte di ricerca con i cittadini,
I cittadini hanno ricordi, hanno bisogno e desideri e questi saranno elemento di valutazione dei progetti. Alla fine dell'analisi del territorio, l'attivatore territoriale deve mettere in piedi una strategia. Una strategia si fa insieme alla coprogettazione, insieme all'aggregazione dei cittadini, non la fa lui, ma la realizza insieme ai cittadini. Quindi la partecipazione e la coprogettazione, come dicevo, creano quel senso di appartenenza che valorizza l'umano, valorizza il soggetto rispetto alla forma, rispetto all'architettura. Dopodiché promuove attività, quindi comincia a capire con i cittadini e con la coprogettazione e la partecipazione cosa si può iniziare a fare. Qui stiamo valutando le due infrastrutture blu e insieme a voi vedremo cosa potremo fare, quale idea potremo portare alla regione di riutilizzo, di salvaguardia di queste due vie ambientali. E chiaramente nel protagonismo va in connessione che ci sia la coesione sociale, quindi che i cittadini possano mettersi in rete. È un problema di dialogo, come dicevo prima, molto per malfiducia dei cittadini, molto per la differenza di dialogo della pubblica amministrazione, dei professionisti che a volte si interfacciano con i cittadini in modo errato, giusto per quello che dicono, ma errato nel modo in cui lo dicono. E questo è quello che noi ha portato nel tempo, dal 2004 ormai sono quasi 20 anni che facciamo questo lavoro e abbiamo capito che alla fine ci siamo messi a sedere al tavolo, abbiamo detto ma noi cosa stiamo facendo? E alla fine è venuta fuori questa roba qua. Noi stiamo facendo questa roba qua, siamo partiti dagli spazi, attivare gli spazi, gestire gli spazi, fino al punto in cui abbiamo pensato ma se la rigenerazione urbana si ferma in piccole agopunture di rigenerazione non diventa democratica, quindi possiamo recuperare uno spazio, ma di là ce n'è un altro che viene abbandonato. Allora, capire come rendere la rigenerazione democratica e diffusa sul territorio vuol dire arrivare a una politica più allargata di recupero degli spazi abbandonati, di salvaguardia dell'ambiente, e quindi ci vogliono figure che riescono a non solo cominciare ad attivare persone che poi attivano spazi, ma a formarle in modo che siano indipendenti, anzi loro stessi possono poi a loro volta un giorno attivare persone e attivare spazi. A quel punto riusciamo ad aggredire l'abbandono, ad aggredire il degrado e non sempre a correre al riparo, come dicevamo prima, con politiche di recupero, di rincorsa a questi progetti che poi dopo invece potrebbero essere anticipati. Dobbiamo capire come si trasforma la società. Noi dobbiamo cercare di capire come lavorare in un modo migliore, perché un mondo migliore ancora non c'è. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che il nostro modo di lavorare deve essere migliore di quello che è adesso, il nostro chiaramente nel senso anche politico, perché non abbiamo un mondo migliore. Quindi andremo a lavorare in emergenza come già stiamo facendo per diversi temi, soprattutto quelli ambientali, dai terremoti ai maremoti, insomma. L'emergenza deve essere uno stato da cui usciamo, di cui riusciamo a essere padroni. E noi, lavorando sulla rigenerazione urbana, sul riuso degli spazi abbandonati, sul riuso delle aree in abbandono, abbiamo cercato di capire come poter sviluppare questo progetto in modo allargato, formando nuove figure della rigenerazione urbana, che non sono solo figure prettamente tecniche, ma figure di dialogo a gestire i conflitti sociali che si stanno creando, come ho detto prima, fisiologicamente nelle nostre città, soprattutto nei comuni più piccoli. I comuni più piccoli sono quelli che non hanno uffici adatti a questi lavori, che non hanno fondi in proporzione alle grandi città per questi lavori, e in questi uffici più piccoli c'è bisogno di qualcuno che faccia questo lavoro. Anche solo la ricerca di bandi, la caccia di bandi. Abbiamo dei comuni come Bologna, come Cesena, comuni più grandi che hanno un ufficio apposta per i bandi, per accedere ai bandi e quindi poter riversare questi fondi sulle proprie città, ma nei comuni più piccoli questi uffici mancano. Quindi l'attivatore territoriale potrebbe essere una figura che aiuta anche in questo. E qua mi fermo perché questo era quello che volevamo illustrarvi, un po' per capire se c'è qualche poi commento anche durante il percorso di formazione che faremo, da poter integrare in questo nostro documento e un po' anche per creare interesse, perché ci piacerebbe che qualcuno, come già molti stanno facendo, si avvicinasse a questa figura per poter essere forti nella richiesta a
alla pubblica amministrazione. Come ho detto, sono già molti gli enti, gli ingegneri nazionali, gli architetti di Bologna, gli architetti di Forlì, che ci hanno già fatto due chiacchiere con loro e forse sono interessati, molte università. E quindi la spinta verso questa figura che può essere un nuovo sbocco di lavoro per i giovani, deve essere portata fino alla Regione Emilia-Romagna, che, ripeto, non è lontana perché sta lavorando in questo senso. Se non avete qualcosa da chiedere in questa cosa, noi oggi ci fermiamo e poi dopo ci rivediamo il 2 alle 15, sempre qua. Vi mandiamo l'appuntamento del 2, i nostri contatti li avete, quindi potete contattarci sempre in qualsiasi maniera. Con Andrea Morisi chiedo se ci sarà la possibilità di confrontarci per proporre una data per una visita alla linea del Navile, magari ci confronteremo anche con l'osservatorio. Stefano ci può dare due indicazioni e accompagnarci anche nella visita. E di questo vi aggiorneremo appena abbiamo la data per poterlo fare. Tra l'altro, se avete dei contributi e contenuti da portare su quella possibile passeggiata, ce lo potete dire, così lo prepariamo quando faremo la giornata di passeggio. Vi ringraziamo per l'ascolto. Scusate se siamo stati anche a volte un po' noiosi, ma ci vuole un po' anche quello. Grazie dell'ospitalità al museo, eh.